andiamo invece a parlare di una situazione che è stata denunciata dai servizi al Copasir, della quale non si è parlato. Se ne è occupato però il professor Alfonso Piscitelli, un editoriale che è apparso anche sul sito dell'Associazione Culturale Machiavelli. E abbiamo il professore Alfonso al telefono. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie per l'ospitalità radiofonica. Ecco, ricordo anche il professor Piscitelli che collabora anche con un quotidiano a noi molto caro, La Verità. Allora, il pericolo di rivolte, professore, queste due curve che sono destinate, quando scende, nel momento in cui scenderà quella sanitaria, l'emergenza sanitaria, crescerà purtroppo, ma è inevitabile, quella sociale, quella diciamo di chi non avrà più soldi. E si rischia la rottura del sistema, si rischiano le rivolte. Ecco, a lei la parola per parlarci di quella che può diventare un'emergenza, forse un po' troppo sottovalutata, mi sembra, perché io ho trovato le considerazioni come le sue, magari sicuramente io non leggo tutto, non riesco a leggere tutto, sicuramente mi saranno sfuggite, però queste considerazioni, erano una settimana che la stavo contattando, infatti, professore, le ho trovate sul sito Machiavelli da parte sua. Altri mi sembra che la stiano un po' forse sottostimando o paura, ma questa è una mia impressione personalissima, a lei la parola. Sì, forse è arrivato proprio il momento di parlare di questo argomento, perché proprio in questi giorni noi assistiamo alla diminuzione dell'emergenza, dell'allarme forte, dell'allarme rosso del coronavirus, mentre invece il problema dell'economia, dei soldi in tasca degli italiani, del lavoro degli italiani, diventa sempre più stringente. Allora, vale la pena ripetere quello che i servizi hanno comunicato al Copasir. Loro dicono che quando la curva dell'emergenza sanitaria in discesa incrocerà la curva dell'emergenza sociale in salita, a quell'incrocio potrebbe verificarsi la rottura del sistema. Ora, io in quell'articolo pubblicato sul sito del Centro Studi Machiavelli collegavo questa informativa del Copasir con un altro allarme che fu lanciato qualche anno fa e fu lanciato dall'allora ministro degli Interni Minniti, e pare che alcuni interpretarono quelle sue parole ugualmente come una imbeccata dei servizi. Minniti praticamente disse che se si continuava con la gestione allegra dell'immigrazione, la gestione che un po' caratterizzò l'epoca di Alfano, di Renzi, ci sarebbero stati seri problemi per la tenuta democratica del paese. Ora, il problema economico di oggi in realtà si va a sommare anche al problema di allora, perché noi siamo nel bel mezzo del Mediterraneo con frontiere ancora oggi sguarnite. Nello stesso tempo cominciamo ad andare incontro ad una crisi terribile del comparto produttivo. Per cui, insomma, il problema non è la rivolta, perché è chiaro che gli italiani, se sono in difficoltà, possono anche mostrare dei segni di insofferenza, ma il fatto che questa rivolta sia il sintomo di una mancanza di risposta, diciamo, economica e sociale da parte di chi ci governa. Prima di ridarti la parola vorrei sottolineare però un particolare. Qualche settimana fa dal nord Europa è giunta la voce: noi non possiamo dare soldi all'Italia perché finirebbero nelle tasche della mafia, della camorra. In questi giorni, in queste ore, si sta verificando il fatto, e mi pare che anche un giornale come Famiglia Cristiana l'abbia notato, che nel sud Italia le associazioni camorristiche della criminalità organizzata stanno portando i pacchi spesa alle famiglie, il che vuol dire che se non si fa un piano strategico di reazione economica alla duplice crisi economica e sanitaria, l'antistato in ampie parti dell'Italia guadagnerà un terreno pericolosissimo. Ecco, volevo aggiungere altre considerazioni del suo editoriale, professore. Due acceleranti, no, che possono purtroppo agire in questa situazione. Uno, lo ha già anticipato lei, c'è questo europeismo che può diventare un boomerang nel caso dall'Europa non arrivino risposte, e fino adesso sono arrivate solo sbagliate, delle scuse alle quali non può credere nessuno, quella della von der Leyen. E un altro è anche, ne parlavo con gli ascoltatori, ne parlavamo con lei, ci diamo del lei perché è un'intervista, ma col professore abbiamo fatto una bella chiacchierata e ce l'avamo del tu. E quello che noi cittadini, costretti chiusi in casa, e pensiamo, lei è docente, quindi magari chi ha lo stipendio,
tutto sommato lavora telelavoro, cioè pensiamo chi invece lo stipendio non lo vede più, chi deve andare a lavorare, eccetera. A chi ed deve è, lavorare nel ed mercato, è impedito qualsiasi attività di lavoro e sociale, e vede in televisione, ma anche dalla propria finestra, e abbiamo visto filmati dove ci sono moltissimi immigrati, senza avercela con loro per carità, che girano indisturbati, le autorità non fanno nulla nei loro confronti. Se andiamo io e lei per strada, invece sicuramente ci controllano. Questo può essere, al di là del fatto che sia ingiusto, può essere una provocazione, può essere un accelerante pericoloso. Io le dicevo, professore, avevo visto un filmato, mi avevano girato un filmato dove c'è un signore meridionale che, senza usare turpiloqui, però con una molto molto diciamo colpito, molto turbato, molto esacerbato, urla dalla finestra verso questi immigrati che circolano tranquillamente, erano tutti di colore, erano 20-30 persone in una piazza neanche tanto grande, e lui urlava, fermateli, eccetera, eccetera. E lì si coglieva proprio l'esacerbazione, quello che potrebbe portare a quello che non il professor Piscitelli, ma il Copasir, anzi i servizi hanno detto al Copasir, cioè il rischio di rivolte. Faccio notare due cose, che da una parte in un momento di crisi tutti i nodi vengono al pettine, per cui viene al pettine anche il nodo di una sorta di doppio standard, per cui il cittadino comune è soggetto a una serie di regole, di controlli, di multe, che per carità sono pienamente giustificate. Se tu superi di 10 km il limite orario, il limite di velocità sulla macchina, ti arriva un bultone a casa, ed è giusto. Però noi vediamo tante altre categorie, diciamo tra virgolette categorie protette, che sembrano godere di un trattamento privilegiato. Ora, questo doppio standard, in un momento di benessere, di tranquillità sociale, tutto sommato si accetta, dice ma sì, poverini, noi abbiamo il nostro benessere, abbiamo la casa, il lavoro, non fa niente che si chiuda un occhio per altre categorie, mentre invece più di noi si accendono i riflettori della Guardia di Finanza, di tutti gli organismi di controllo che uno Stato giustamente deve avere. Quando però si passa in una situazione di crisi, è comprensibile che questo doppio standard non possa essere più accettato e che sia fonte di tensioni. Secondo elemento di riflessione, ma vogliamo prendercela con gli immigrati che circolano per strada? Ma io non me la prenderei con loro, me la prenderei con chi ha concepito questo sistema per cui se ne fanno arrivare tantissimi in un paese che ha il 10% di disoccupazione giovanile e li si mette in questi centri di accoglienza dove sono a centinaia. E non funziona così un'immigrazione. Quando gli italiani erano un popolo di immigranti, andavano in direzione, ad esempio, degli Stati Uniti, dove c'erano spazi amplissimi e c'era una richiesta di manodopera che era significativa, e l'immigrazione era funzionale a quel sistema economico. Nel momento in cui tu crei questo sistema forzoso, fai arrivare tanti clandestini e poi li metti in questi punti di raccolta che sono ovviamente sono situazioni temporanee e precarie, nel momento della crisi ecco che ti scoppia l'emergenza sanitaria, vedi diffusione del coronavirus in un centro di accoglienza, oppure ti scoppia l'instabilità sociale di questi immigrati che poi vanno in giro semplicemente perché non hanno una casa, semplicemente perché sono stati portati fondamentalmente per abbassare il costo del lavoro in Italia, introducendo persone disposte a lavorare 3-4 euro all'ora, al giorno. Ecco, questo è il facile ascanio della situazione. Per cui il coronavirus diventa veramente il grande momento in cui si scoppiano tutte le contraddizioni degli anni precedenti. E insieme a queste contraddizioni credo che incomba una mancata indicazione. Noi siamo a Radio Padania, siamo all'opposizione, professor Piscitelli, non voglio fare politica, però a livello percettivo, lasciamo stare le decisioni, noi PRPL siamo contro Conte, contro il governo, questo lo sanno tutti, siamo a posto così, ma quello che partendo dal suo editoriale, da quelle che sono le sue capacità analitiche che sono molto alte, lo si capisce anche leggendo questo editoriale, mancano ai cittadini qualcuno, i mezzi di comunicazione stessi
che ci dia una prospettiva. Io leggo le prime pagine, mi limito lì, dei giornali stranieri e vedo dai titoli che c'è un... Per esempio, lei è un insegnante, un docente, in Francia l'11 maggio riaprono le scuole. A casa chi ha dei figli non sa cosa succederà. Ecco, quanto pesa, quanto è necessario dare una svolta per evitare quello che lei ha colto nelle dichiarazioni dei servizi al Copasir, cioè il pericolo rivolto. Ci vorrebbe una classe dirigente, ci vorrebbe una classe dirigente che si assuma la responsabilità, magari anche sbagliando, perché chi fa sbaglia. Noti questo eccesso di ricorso alle task force, alle commissioni. Il governo Conte ha creato commissioni e penso che adesso stia creando commissioni di esperti per controllare le commissioni di esperti, tutto pur di non esprimere quella che è un'idea politica decente. E allo stesso tempo si mettono sul banco degli imputati dei governatori di regione, quello della Lombardia o del Veneto, che possono aver commesso degli errori, ma perché si sono assunti in prima persona la responsabilità di difendere il popolo che li ha eletti. C'entra molto questa incapacità di esprimere un progetto politico con la vicenda del nostro ingresso nell'Eurozona e più in generale nei meccanismi di integrazione dell'Unione Europea da Maastricht in poi. E cioè la classe dirigente italiana ha pensato che una serie di scelte che bisognava fare sarebbero state impopolari e loro ne avrebbero, come dire, pagato il prezzo se le avessero imposte agli italiani. E allora hanno concepito l'idea di una sorta di delega a poteri più alti, quasi dando loro il compito di raddrizzare la situazione in Italia. Il problema è che però questi poteri più alti non hanno come finalità fondamentale il benessere del popolo italiano, ma hanno chiaramente la finalità di difendere gli interessi strategici di altri stati che sono a nord dell'Italia. Questo è stato l'errore tragico di delegare a organismi sovranazionali quelli che erano delle necessità che la politica italiana doveva assumersi in prima persona. Il risultato è che noi adesso abbiamo un livello più alto di quello italiano che decide per noi e fino adesso, a giudicare dall'andamento stagnante dell'economia, non sembra abbia deciso direzione del nostro benessere e dell'ampliamento delle nostre capacità produttive. E quindi, professore, non bisogna dirlo, non sta bene dirlo, però forse il peggio deve ancora arrivare. Punto interrogativo, quindi. Noi siamo nel bel mezzo di una tempesta perfetta. Il peggio potrebbe arrivare nei prossimi giorni perché sta per arrivare anche una valutazione del quadro economico italiano da parte delle solite agenzie di valutazione di rating. Poi c'è il tema drammatico di questi giorni del crollo del prezzo del petrolio che porterà a una destabilizzazione generale. I problemi ce li abbiamo noi, come ce li hanno anche gli altri. Io vorrei dare, come dire, insomma, dire una cosa che è ovvia, non appena il numero dei contagi comincerà a calare qui in Italia, tutte le persone di buona volontà e con una certa coscienza devono porsi il problema di un governo che sia decentemente nazionale, che abbia in vista gli obiettivi di tutela degli interessi strategici italiani, perché è ovvio che questo governo forse sarebbe già morto qualche mese fa, il coronavirus gli ha dato qualche mese di sopravvivenza. Se posso consigliarvi di dare uno sguardo ad un formidabile articolo di un economista che io stimo molto, Geminiello Alvi, sul suo sito La Confederazione Italiana, e Alvi dice qui ci sono forze al governo che vorrebbero trasformare l'Italia in un Venezuela sottomesso alla Cina. Cioè, notiamo bene, l'Italia tra una situazione interna venezuelana in cui si distribuiscono redditi di cittadinanza, che poi significa distribuire particelle di miseria tratte dai conti correnti degli italiani, poi fondamentalmente, subordinati ad una potenza, la Cina, con la quale bisogna fare pacificamente i conti, ma indubbiamente nei nostri confronti è un competitor, molto del nostro
delle nostre dinamiche di deindustrializzazioni, come insomma, ci ha spiegato ormai da qualche anno Guido Tremonti, dipendono dall'ingresso della Cina come un elefante nella cristalleria del mercato globale. Ecco, allora la vicenda dei contagi degli ultimi giorni sta andando benino. Ecco, questo è un motivo di speranza. Voglio anche sperare che sia vera quella profezia, diciamo, quel calcolo di quel matematico israeliano che dice: questo virus pare che abbia un ciclo di incidenza di 70 giorni, dopodiché, diciamo, si infiacchisce, si imborghesisce un pochettino. Ora che però l'emergenza coronavirus un po' rallenta, ecco, se non vogliamo che aumenti l'emergenza dell'insofferenza sacrosanta degli italiani, beh, da Mattarella in giù bisogna porsi il problema di un governo che unisca le forze produttive del paese. Non si può fare altrimenti. Assolutamente. Allora, per il momento noi ci fermiamo qui. Ringrazio il professor Alfonso Piscitelli e la ringrazio anche per aver ricordato una personalità autorevole che purtroppo manca un po' nel panorama dei grandi quotidiani italiani, come il professor Gemminiello Alvi, che è molto gradito anche qui a Radio Padania, il cui lavoro è molto apprezzato anche qui a Radio Padania. Professore, la ringrazio e spero poi di averla nuovamente presto nostro ospite. A presto, un caro saluto agli ascoltatori di Radio Padania.